il popolo fervente. A Mario ha affidato un po' le tre grandi un po' urgenze che viviamo tutti, cioè la pace soprattutto in Ucraina ma anche nel mondo, naturalmente una pace giusta che sia nella libertà, non nella vittoria del più forte, quindi la pace come opera di giustizia, come dice il profeta Isaia, e l'altro, la custodia un po' della salute, quindi rispetto alla pandemia che purtroppo non ci abbandona completamente, e poi anche solamente il dono dell'acqua, perché in questo momento la siccità che stiamo vivendo in tutta Italia, in particolare appunto nel nord Italia, si fa sentire, quindi direi queste come intenzioni un po' grandi. E poi così affidato a Maria anche il cammino della Chiesa in questo tempo segnato sì dal cammino sinodale che è in atto in tutta la Chiesa, quindi anche le intenzioni del Papa, il suo ministero, anche la sua salute, visto che anche lui ha qualche problema di salute. Ecco, così alla madre si consegna un po' sia le vicende anche piccole, quotidiane delle persone, sia anche le vicende grandi che riguardano il mondo e la Chiesa. Come leggere queste prove che si sommano ad una situazione sociale, anche economica, già difficile, resa difficile anche dalla pandemia? Beh, credo che da una parte queste prove, come dire, hanno dentro di sé, come mi pare, un richiamo, cioè un richiamo nel senso, tanto a riscoprire che appunto non siamo noi i signori della vita e della storia, ma la vita è nelle mani di un altro, e dobbiamo forse imparare a essere più, a ritrovarci più figli e a ritrovare quindi quel ritorno a Dio che è fondamentale. E poi sono forse anche un richiamo a un po' a ripensare il nostro modo di essere società.